Salve a tutti ragazzi, qui è Teo che vi parla e benvenuti a un altro episodio di Glitch Festival. Oggi l'episodio sarà molto semplice: come entrare nella città dei numeri. Ho letto sulle varie wiki che ci sono due tipi di città dei numeri, ma in questa qui vedremo la più classica. L'altra, ovviamente, nel prossimo episodio. Non vi preoccupate, non vi lascerò senza glitch. Cosa ci servirà? Beh, semplicemente essere a Fucsiapoli. Come mai? Adesso lo vedremo. Dirigiamoci alla zona safari. Compriamo ovviamente il biglietto, entriamo subito nella zona. Non muovetevi, rimanete lì. Proprio appena entrati. Tornate indietro e quando il tizio vi chiederà se avrete finito, dite semplicemente di no. Tornerete indietro e nemmeno qui dovrete fare dei passi, bensì dovrete salvare il gioco. Una volta che l'avrete salvato, dovete resettare il gioco. Se siete tramite emulatore, vi consiglio di utilizzare CTRL-R o File Reset, e se siete invece sul Game Boy, semplicemente spegnete e riaccendete. A questo punto tornate indietro una volta che avrete riacceso il gioco. Il tizio vi chiederà se volete comprare un biglietto, e già la cosa si fa strana, e voi dite di no. Dopodiché uscite dalla zona safari. A questo punto, anche se a voi sembrerà tutto normale, in realtà non lo è. Sapete perché? Perché noi avremo attivato il counter dei 500 passi. A questo punto dovremo fare 500 passi in un qualsivoglia punto vogliate per poter esaurire questi passi. Una volta che ci sarà il dlindlon del tizio, che ci dirà che abbiamo finito i passi, semplicemente torneremo alla zona safari. Ci darà l'arrivederci e una volta usciti, ecco a voi la città dei numeri, che è tecnicamente la stessa che è della copertina dei video. Quindi molto interessante, no? Avevo utilizzato questo per fare la copertina del video. Quindi ragazzi, questo era il glitch. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Arriviamo a una cinquantina di mi piace per il prossimo episodio. Un saluto a Teo e ciao ciao a tutti.